Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parleremo di buffetteria e come andiamo a posizionare suddetta buffetteria su il plate carrier e il cinturone. Quindi sarà un video dove vi faccio vedere come noi personalmente andiamo a incastrare, posizionare quante tasche, quali tasche e come sulla totalità del setup. Detto ciò, prima di cominciare, come al solito, sigla. Cosa importante, parleremo della buffetteria, dell'attrezzatura di War. Finalmente portiamo un po' di roba di War, non vi preoccupate perché c'è ancora tanto da mostrarvi che ci stiamo tenendo per la nostra attrezzatura, un video dedicato a quello. Questo è un setup boschivo, quindi è quello che il buon War usa quando deve spararsi tra le frasche. Ultima informazione essenziale, la maggior parte di quello che vedrete sono tasche, sono attrezzatura di fascia alta. Come sapete usiamo Templar's Gear, sono i plate migliori, stanno? Ma sono i plate migliori, li trovate linkati in descrizione, cosa ve lo dico a fare. Se è tutto pronto, se siamo tutti tranquilli, direi che possiamo partire. Direi di partire dal davanti di questo stupendo pezzo di cordura. Troviamo una tripla porta caricatori. Per il boschivo consiglio personalmente l'utilizzo di l'accetto di ritenzione, quindi non della tasca aperta di altri modelli che sono principalmente migliori per l'urbano, ma di tasche pseudo rigide che tra l'altro tengono un pochino più protetto il caricatore e del cordino per evitare che vi salti via, perché comunque tendete a non stare sempre in piedi, a volte siete sdraiati, a volte siete in altre posizioni, questo impedisce categoricamente al caricatore di uscire. Se alcuni di voi dicono però poi dopo quando devo estrarre velocemente devo togliere il cordino e tirarlo via, un'opzione che si può tenere a mente ovviamente è che il primo caricatore da sinistra, quindi se siete destrorsi ovviamente, lo si può tenere aperto perché le possibilità che salti via sono ovviamente minori, in modo tale da poter fare comunque una ricarica veloce senza avere il passaggio di messa e tolta del cordino in più. Sempre sul davanti, come potete vedere, c'è un sistema di comunicazione molto ben curato. Qui War ha fatto un lavoro che è invidiabile, vi avvicino un po' così potete vedere come è stato impostato. Sistema di comunicazione ovviamente è impostato in questo modo, abbiamo il PTT speciale, così da definire, che va a collegarsi a determinati tipi di sistemi, per esempio quella conduzione ossea rispetto che altri che magari non sono conformi al sistema Earmor che troviamo qua sopra, che è quello banale che si va a utilizzare con i cuffioni. Giusto qui di fianco troviamo il tastino più piccolo, se non vogliamo andare a premere i pulsantozzi qui, che ha l'attacco velcro, quindi vi potete attaccare un pochino dove preferite. Giusto di fianco, dal lato opposto, troviamo questo sistemino di PTT, sotto questo spallaccio tutta la cavetteria, compreso l'auricolare auricolare, che permette nel momento nel quale uno di questi non funzioni di andare ovviamente a connetterci in un altro modo. Peccione Italia, ovviamente IR, perché non ci si può far mancare nulla. Direi che sul davanti è tutto. Si tende, rispetto magari all'urbano, a tenere la parte frontale un pochino più leggera. Questo è ottimo perché non vogliamo essere troppo pesanti sul davanti e cercare di mantenere il più mobilità possibile. L'italiano di queste cose era orripilante, ma la teniamo lo stesso. Ovviamente, essendo questo Templar, c'è la possibilità di andare a staccare tutto il pannello frontale e andarcene a mettere un altro. Quindi in ogni caso la versatilità è al massimo. Ci siamo spostati sul fianco, qui troviamo due porta caricatori da 5,56 morbidi, quindi a differenza di quelli rigidi davanti, questi sono morbidi. Tendenzialmente non soffrono lo stesso tipo di stress di quello frontale, quindi un buon modo per tenere basso il peso e allo stesso tempo avere un prodotto di alta qualità. Ovviamente manteniamo l'accetto superiore per evitare che i caricatori schizzino via. Giusto di fianco troviamo ovviamente gli attacchi dei PTT, che si vanno ovviamente a connettere alla radio, ci permettono di andare a tenere connesso. La radio messa qui dietro personalmente è il posto più comodo, soprattutto su questo genere di tattici, perché permette di non averla in mezzo alle balle. È vero, da un certo punto di vista, che abbiamo poi la necessità di qualcuno che ce la vada a spippolare, se non siamo troppo carichi riusciamo comunque a farlo da soli. Tra l'altro, prima non ve l'ho detto, mi sono dimenticato, c'è ovviamente un camelback qui dietro con la linea d'acqua che arriva qui davanti, quindi volendo comunque abbiamo anche la possibilità di andarci ad abbeverare in maniera comoda.
parte posteriore troviamo ovviamente un pannellone come quello frontale, solamente ovviamente più grosso, che copre l'intera schiena, con le sue cerniere che può essere andato ovviamente a rimuovere. Noi non lo faremo, e questo permette ovviamente, a seconda del tipo di missione, di game, di torneo che si va a fare, di avere una parte posteriore più grossa con un pannello differente, con altri tipi di buffetteria, o direttamente di andare a mettere uno zaino sopra il tattico. Ovviamente non ci serve avere tutto questo peso in più. Troviamo le manette d'allenamento trifold, queste sono molto carine, soprattutto se fate tante milsim, io ve le consiglio. Abbiamo sia queste che sono monouso che quelle da allenamento, ve le lascio linkate in descrizione anche queste. Tasca, porta caricatore, non più di tanto interessante, lucina di posizionamento, perché è opportuno spegnerla, soprattutto perché se non si scarica. È molto comoda perché ovviamente permette, soprattutto quando comincia ad esserci buio, di mantenere la visibilità con i compagni, e allo stesso modo il caricatore qui dietro serve apposta per i compagni, quando finiscono le munizioni possono andare a ricaricarsi direttamente. È ovviamente un sistema d'emergenza. Una cosa essenziale che io personalmente includerei sempre su un setup boschivo è uno zainettino da attaccare ovviamente al molle del tattico. Questa è una cosa molto figa perché in questo caso ci permette di trasportare una vescica con dentro l'acqua. In altre situazioni in generale ci serve sempre trasportare un sacco di ammenicoli quando giochiamo in boschivo, e questo tipo di sistemi sono il modo di mantenere basso il peso ed efficiente il trasportamento. Un'altra cosa che non può mancare, e se non l'avete inclusa nel vostro setup vi prego includetela, è il nastro nero da elettricista. Questa cosa è letteralmente essenziale se giocate a soft air, perché lo usate dappertutto, per riparare il fucile, per riparare voi stessi e per riparare i coglioni girati. L'ultima parte di questo plate carrier è ovviamente il lato destro, quindi questo qua che abbiamo qui di fianco. Qui è un po' pienotto per i miei gusti, però War si trova molto bene, quindi chi siamo noi per giudicare? Noi. Tasca IFAC della Templar, queste ragazzi sono fenomenali, un po' ingombranti a mio avviso, lì sta molto come preferite tenere le cose sul lato. Io forse questa la metterei lì, perché non la potete mettere da nessun'altra parte. Si può ovviamente andare ad aprire in questo modo e poi si va a rimuovere questa parte nera dove dentro c'è tutto il kit di pronto soccorso. Non sto ad aprirlo perché ovviamente ci sono le solite robe che trovate in un kit di pronto soccorso: la mantella, i cerotti, le garze, il disinfettante, le forbicine, la Stukenpilen. Di fianco ovviamente, che è una cosa che viene molto molto utile anche quando non vi fate male, sono le forbici, ragazzi. Questo tipo di forbici qua, che sono sostanzialmente quelle da medico, sono veramente comodissime, molte volte ancora più che il coltello, che tra l'altro non è che potreste proprio portarlo liberamente anche quando andate a giocare, quindi con queste fate tutto e non avete bisogno di preoccuparvi. Qui di fianco troviamo le manette, come dicevo prima, d'allenamento, quindi sono uguali a quelle nere, solo che queste poi si possono riaprire, sempre trifold. Ragazzi, sono fenomenali, se fate milsim prendetevele perché sono 800.000 volte più comode di qualunque altro sistema, anche perché così non dovete sempre spaccare giù delle fascette. Ultima tasca, non indifferente, smoke pouch della Templar, sempre con, in questo caso, una granata, non una smoke, perché ormai le smoke sono introvabili, però al netto di quello ci potete mettere un pochino tutti i sistemi di esplosivo che preferite. Qui dentro c'è una FG1 della Tagin, ve la consiglio caldamente perché è completamente biodegradabile, perché dentro non ci sono neanche i pallini ma i piselli secchi, in modo tale che normalmente in boschivo non potete gettare delle granate che non siano biodegradabili, e questa qui è fatta apposta per rispettare proprio questo. Nel caso vi trovaste a corto di spazio, non dovete disperare, perché su modelli di tattico, ovviamente su altri, c'è la possibilità di andare a includere ulteriore spazio con la scrotale, come viene definita in gergo, ovvero questa tasca qui che vi basta andare a mettere qui e vi va ad aumentare in maniera non indifferente lo spazio. Lì va a gusto vostro, io personalmente non ho troppo piacere di mettere troppo peso su i fianchi e metterne di più sulla schiena. Nel mio caso War è diverso da me ed è così bello poter vedere il mondo nella sua varietà. Ciao ragazzi, sono War e siamo qui con la parte che non è tattico, cioè non è il plate carrier. Tutto ciò che non è plate carrier, certamente che è il cappello. Allora, abbiamo un cinturone, sempre la base è un Templar Gear. Questa è la versione, non quella super sottile, ma neanche la più grossa. In ogni caso, con gli attacchi velcro per scaricare il peso. Ho scelto un cinturone come base molto largo, perché più è largo, più ti avvolge e scarica meglio il peso. Come dicevamo, il mio setup è studiato per non portare zaino. Tasche e taschine, abbiamo il porta... vabbè,
I guanti li appendo sempre qui, comunque sempre Mechanics, sempre Impact, perché le protezioni sulle dita mi servono, mi sono spaccato più volte le falangette delle dita. Chilum lo uso solo nelle partite notturne, è un Chilum elettrico, rosso, segnare il colpito, gli hanno anche sparato sopra, quindi è la prova che è stato super colpito. Due tasche porta caricatori per pistola, pistola in boschivo, la VP9, è abnorme, lo so, però comunque attualmente così è. Sono due Templar fast, quindi a estrazione rapida. Domanda: non hai paura di perderli senza avere il laccetto di detenzione sopra? Mi sembra esagerato. No, perché Templar all'interno, vedete anche la fatica che fa ad uscire, Templar all'interno ha tutta la parte gommata da questo lato e da quest'altro che li tiene praticamente inchiodati. In più è possibile stringerlo in toto, ok, in base al caricatore che usate, quanto è spesso, in modo che stiano fermi. In ogni caso il setup boschivo non è mai stato pensato per fare azioni estremamente rapide, bensì più calcolate, esatto, caccolate. Nucula! Si pronuncia nucleare. Dietro abbiamo una tasca porta caricatore combo con pistola. In realtà invece del terzo caricatore da pistola dentro c'è un multitool che torna sempre utile. Anche lui non scappa via per lo stesso motivo dei caricatori da pistola. Altro caricatore d'emergenza. Questa è la ricarica d'emergenza fatta da cinturone. Raro che ci si vada a finire, ma ha un motivo, poi ne parleremo. Ah, bello sul culo così. Ecco. Passando al retro abbiamo la Rolly Dump Pouch, sempre Templar, sempre multicantropi. Questa è bella perché si può chiudere, tra l'altro all'inverosimile diventa microscopica. Quando dovete aprirla, guarda che roba, sembra un fiore che sboccia. La Madonna. Sotto ha la retina per quando andate a funghi, così le spore vengono giù da sole, insieme alla munizia che tirate fuori dai caricatori. Sta abbastanza rigida, devo dire che tra tutti i formati quella Templar è quella perfetta, secondo me, perché è giusta al giusto ed è anche oggettivamente bella. Aspetta, facciamo la thumbnail. Mettiti col culo di fuoco. Proseguendo abbiamo l'utility verticale piccola, sempre Templar. Qua dentro ci metto batterie di riserva, sia le stilo che le CR, che quelle per il fucile. Seconda portaradio. La seconda portaradio non è per forza usabile come portaradio, ma spesso la uso quando non ho appunto il secondo sistema di comunicazione per parlare con l'HQ o compagnia bella, come tasca porta cappuccio per la mimetica, perché usando la mimetica completa Claw Gear supporta anche il cappuccio e in caso di pioggia torna comodo. Così di fianco al culo di War. Cosa importante che non è stata detta: questo qui, non il culo di War ma la base del tattico, è un PT4 Templar Gear, come la stragrande della maggioranza delle tasche che avete visto finora, a parte due che sono dall'altra parte, ovvero la SNAS Pouch e quella che vi dirà adesso War. Fine dell'intermezzo. Le uniche due vergogne di questo cinturone sono queste due non Templar, perché Templar la fa, ha iniziato a farla adesso, la porta telefono astrolabio, non in questo formato ma in quello orizzontale, e verrà sostituita. Questa è una porta telefono, è una vecchissima Hatefield, è carina perché dentro è vellutata ed è molto imbottita, così il telefono rimane qui. Ho scelto una tasca sottile da questo lato perché, avendo la pistola, non vorrei che poi l'estrazione andasse a essere interrotta da qualche tasca che sborda troppo. Poi la pistola in realtà sta un po' più indietro, l'ho messa alla buona, però non vorrei che poi, estraendo, vede così, io in ogni caso ho dello spazio tranquillo dove posso, anche senza badarci troppo, estrarre e rinfoderare la pistola. Bel colpo, Marchese. Bravo! Bel colpo, Marchese! L'ultima tasca è la tasca porta tabacco. Sarebbe di fatto, io la uso come mini utility, dove ho un piccolissimo multitool, un accendino, un pannetto di manutenzione per pistole e scarrellanti e due batterie per le cuffie, perché le armor, quando si scaricano, diventano utili come un sasso in chiesa. Perché il cinturone è così? Perché il cinturone in realtà è stato pensato per essere utilizzato volendo anche senza tattico. In extremis siamo d'accordo, però abbiamo di fatto sufficiente potenza di fuoco con l'arma secondaria, perché ci sono tre caricatori in totale. Sufficiente con l'arma primaria, perché abbiamo un caricatore qui e uno dentro l'arma, quindi già due caricatori sono un discreto numero di colpi. Volendo comunque la comunicazione, volendo comunque un utility che porta qualcosina d'essenziale. Abbiamo girato l'ultima parte dal basso, però immaginavo che fosse un po' stufi di parlare con il suo pene e quindi vi ho messo l'altro pene. Vabbè, perché c'è testa di cazzo.
Il cinturone è pensato così perché in casi estremi, eccessivamente stanco, un OBJ particolare con qualche missione particolare dove non si può avere il tattico, è studiato per funzionare oggettivamente da solo, perché hai sufficiente potenza con la secondaria, abbiamo 3 caricatori, quindi di fatto si può usare al 100% la secondaria. Sufficiente potenza anche con la primaria, perché abbiamo visto che c'è un caricatore sul cinturone e l'altro è poi sul fucile direttamente. La tasca portaradio, quindi comunicazioni comunque presenti, anche se al minimo. Un utility per qualsiasi cosa serva d'emergenza. E comunque anche il telefono, quindi di fatto potenzialmente potrei fare una partita boschiva solo col cinturone. O nudo e il cinturone. Ovviamente, cosa che stavamo pseudo mettendo, stesso ragionamento si può fare col plate, cioè volendo si può utilizzare anche da solo il plate, lì sacrifichiamo un po' del munizionamento della pistola, in questo caso sì, perché non abbiamo una tasca che si potrebbe aggiungere, però sono pensati per lavorare separati, esatto, separate ways. Vorrei ringraziare ovviamente il buon War che ci ha prestato tutta la sua attrezzatura per farvela vedere, per delucidarvi su tutto quello di cui abbiamo parlato. L'italiano sta un po' andando. Ad ogni modo, ovviamente trovate tutto linkato in descrizione, le varie tasche, e se avete dubbi, domande, perplessità, ci scrivete o nel box dei commenti o su WhatsApp, anche banalmente per rifare il vostro setup, volete iniziare a farlo insieme a noi, siamo a vostra disposizione anche per consigli, anche spostandoci da quella che è questa base, quindi a vostra disposizione, usateci. Detto ciò, vi ricordo inoltre che in descrizione, oltre a sito online del Monopoly Software Shop da cui tutta questa roba viene presa, bla 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 bla, trovate i nostri Instagram, quindi veniteci a seguire perché c'è una marea di contenuto, una marea di cose che potete trovare esclusivamente, tipo il video di settimana scorsa, con i reel, con i contenuti, le domande. La tagliamo corta perché come al solito stiamo perdendo una marea di tempo. Qui da Red è tutto. Qui da War è tutto. Come al solito, stay angry. Ingegnere. Sì. Vorrei ringraziare ovviamente il buon War che ci ha aspettato.